Oggi l'argomento in discussione è il trattamento chirurgico dei disordini del movimento. I disordini del movimento sono una classe di patologie del sistema nervoso centrale caratterizzate dal coinvolgimento dei circuiti del sistema extrapiramidale. Nella maggioranza dei casi il processo patologico a carico dei nuclei della base ed in cui in maniera prevalente vengono compromessi appunto i nuclei della base. Secondariamente possono essere alterate altre strutture come avviene nell'atassia, nella dismetria, nel tremore cerebellare e nel mioclono. Possono essere distinte in sindromi ipocinetiche e in sindrome ipercinetiche dal punto di vista clinico. Alle sindromi ipocinetiche appartiene la malattia di Parkinson, che ad oggi è la patologia più frequente di questa categoria, e per questo motivo possiamo assumerla come paradigma dei disordini del movimento. La storia della sindrome di Parkinson inizia nel 1817, quando James Parkinson pubblica a Londra la sua monografia Saggio sulla paralisi agitante. Attualmente nel mondo occidentale il tasso di prevalenza medio varia dai 56 ai 305 casi per 100.000 abitanti, mentre l'incidenza varia dai 14 ai 65 nuovi casi per 100.000 abitanti l'anno. La frequenza della patologia aumenta con l'età avanzata. Solo una piccolissima percentuale dei casi è riconducibile ad una specifica alterazione genica, mentre nella maggior parte dei casi la patologia ha caratteristiche multifattoriali. Nel 75% dei casi il Parkinson è una malattia idiopatica, ma esiste anche una patogenesi secondaria, conseguenza di insulti vascolari, patologie infettive o danni di natura tossico-farmacologica. La clinica della malattia di Parkinson è tipica: tremore a riposo, rigidità extrapiramidale e bradicinesia. Con la progressione della malattia si associano disturbi quali il mantenimento della postura e del controllo dell'equilibrio. Frequenti sono i disturbi neurovegetativi, limbici e cognitivi. Segni e sintomi di esclusione sono molto importanti nella diagnosi differenziale tra il Parkinson idiopatico e i cosiddetti Parkinson sinaptici, patologia degenerativa disordine caratterizzato da sintomi motori extrapiramidali, ma con del forse prognosi più grave, spesso infausta. Come sappiamo, il sistema extrapiramidale è costituito da una rete di complesse connessioni in cui il talamo gioca un ruolo centrale, in quanto riceve informazioni dai nuclei della base e dal cervelletto e proietta alla corteccia motoria, dalla quale a sua volta riceve afferenze, con un sistema feedback di controllo sulle vie corticospinali. È stata ipotizzata la presenza in parallelo di due complessi circuiti che controllano il movimento con un'organizzazione somatotopica, la via diretta e la via indiretta. Entrambe le vie proiettano il nucleo ventrale, anteriore e laterale del talamo, che a loro volta hanno una funzione attivatrice sulla corteccia motoria. Nella via diretta, dalla corteccia motrice primaria e dall'area motrice supplementare, partono impulsi attivatori sullo striato, che a sua volta riceve impulsi anche eccitatori dalla pars compacta della sostanza nera. A questo punto lo striato attivato invia impulsi inibitori al GPA, il globo pallido interno, che non esercita il suo effetto repressivo sul talamo, ma a questo punto la corteccia risulta. La via indiretta è un pathway che decorre in maniera parallela e sincrona alla via diretta, attraverso due stazioni intermedie che sono il GP e il nucleo subtalamico, fino ad arrivare al GPI e alla pars reticolata della sostanza nera. Possiamo assumere quindi, dire quindi che la via indiretta e la via diretta sono delle vie che si autoregolano, sottoposte ad autoregolazione. All'interno di questo circuito corticospino-pallido-talamo-corticale, un ruolo essenziale è giocato dalla dopamina, in quanto può avere attività eccitatoria e inibitoria su nuclei striatali, a seconda che vengano attivati i recettori di uno like o di due like. A questo punto è chiaro come una qualsiasi alterazione a livello del circuito indiretto possa essere alla base della fisiopatologia dei disordini del movimento. Obiettivo del trattamento è dunque intervenire in questi circuiti alterati nel tentativo di ripristinarli. Il cardine terapeutico dei disordini del movimento è rappresentato dalla terapia farmacologica, tuttavia essa con il passare del tempo perde la sua efficacia e provoca effetti collaterali severi. Basti pensare alla sindrome da prolungato trattamento con levodopa. È in questi casi che può essere indicato il trattamento chirurgico.
chirurgico dei disordini del movimento prevede l'impiego di tecniche lesionali e tecniche di neuromodulazione. Tra le tecniche di neuromodulazione vi sono procedure ormai consolidate come la Deep Brain Stimulation e tecniche mini-invasive come la Motor Cortex Stimulation. Tra le tecniche lesionali, una tecnica emergente è la Magnetic Resonance Guided Focused Ultrasound Surgery. In realtà, le tecniche che prevedono la lesione a livello di un nucleo target, le tecniche di stimolazione, riflettono due differenti metodi di neuromodulazione. L'elettrodo cerebrale profondo modifica, chiedo scusa, l'elettrocerebrale profondo modifica l'attività neuronale, creando un campo elettrico all'interno del nucleo bersaglio. A basse frequenze, l'impulso effettua esercita un effetto stimolatorio sui circuiti neuronali, mentre oltre la soglia dei 50 Hz si ottiene un'inibizione. Alla cessazione della stimolazione, gli effetti clinici della DBS sono reversibili nell'arco di pochi secondi o minuti. L'effetto della DBS è spesso immediato, probabilmente dovuto in parte ad un temporaneo evento microlesivo dovuto all'introduzione dell'elettrodo nel parenchima, per poi che va comunque via via riducendosi gradatamente nell'arco di 3-6 mesi, in relazione alla risoluzione probabilmente dell'edema perilesionale. L'effetto terapeutico successivo e duraturo è dovuto effettivamente alla stimolazione elettrica. Nel tempo, comunque, può divenire necessario aumentare il voltaggio per mantenere l'effetto terapeutico. Recenti studi sperimentali hanno inoltre dimostrato che la stimolazione dell'STN in pazienti affetti da morbo di Parkinson trattati mediante DBS può essere responsabile di un aumentato rilascio di glutammato e di dopamina rispettivamente nell'STN e nello striato, così come un aumentato rilascio assonale di GABA del GPI. Inoltre, studi SPECT condotti su questi pazienti hanno dimostrato anche una rapida interruzione della connessione sinaptica locale del firing neuronale, conducendo ad una deafferentazione funzionale. In effetti, la scoperta fortuita che la lesione di aree specifiche motorie era in grado di migliorare i sintomi del Parkinson ha condotto l'interesse nell'esplorazione e nell'espansione delle tecniche chirurgiche. Queste procedure, d'altro canto, risultavano sì in una riduzione del tremore, ma spesso delle funzioni motorie senza sortire alcun effetto sulla rigidità e sulla bradicinesia. Migliori risultati sono stati ottenuti quando il target chirurgico sono diventati i nuclei della base del talamo. Nei primi anni 50, Cooper osservò che l'occlusione dell'arteria carotidea anteriore determinava una lesione del globo pallido mediale, alleviando il tremore e la rigidità dei pazienti. Nello stesso anno, Spiegel e Weiss utilizzarono la localizzazione stereotassica per riprodurre lesioni similari. L'anno successivo, Guillaume e Brion, coagulando chirurgicamente il globo pallido, riportarono un eccellente outcome nei loro pazienti. Tra gli anni 40 e 70, il trattamento chirurgico del morbo di Parkinson consisteva in una lesione irreversibile dei nuclei della base ottenuta mediante termocoagulazione radiofrequenza tramite un elettrotermistore collegato a un generatore di radiofrequenza. È stato alla fine degli anni 60, con l'introduzione e quindi la disponibilità di levodopa, che l'interesse per il trattamento chirurgico nel controllo dei sintomi parkinsoniani è andato via via scemando, così come gli interventi ablativi sono stati in gran parte abbandonati a causa dell'elevato rischio di eventi avversi e della loro invasività. A metà degli anni 90, con il lavoro di Benavide e colleghi, che è divenuto popolare l'uso moderno di pacemaker impiantabili connessi per via sottocutanea ad elettrodi di stimolazione cerebrale profonda. Attualmente le indicazioni chirurgiche prevalenti sono i pazienti affetti da morbo di Parkinson idiopatico, avanzato con complicanze motorie da prolungato trattamento farmacologico, con buona risposta alla levodopa, ma anche le distonie primarie generalizzate e le multifocali, le segmentari e le focali gravi resistenti a terapia conservativa e le sindromi tremorigene. In pazienti di età inferiore ai 70 anni, di durata di malattia non inferiore ai 3-5 anni, assenza di lesioni organiche alla risonanza e buone condizioni generali e capacità mentali integre. Attualmente la procedura di neuromodulazione più consolidata nel trattamento dei disordini del movimento è la stimolazione dei nuclei cerebrali profondi.
I principali target della DBS sono il VIM, che si è rivelato efficace nel trattamento delle sindromi tremorigene, il globo pallido interno, efficace nelle sindromi distoniche e discinetiche, nel controllo della postura e della deambulazione, e l'STN, che si è dimostrato efficace nel controllo dei sintomi, oltre ad essersi rivelato efficace nella riduzione della terapia farmacologica. Al di là di questi targets classici, ampiamente studiati e attualmente utilizzati, altri possibili nuclei sono oggetti di studio di stimolazione come possibile bersaglio nel trattamento di disturbi del movimento. Ad esempio, il nucleo peduncolo pontino sembra possa migliorare sintomi assiali che non rispondono alla terapia con levodopa o comunque che resistenti alla DBS dell'STN. Così come la zona incerta si è dimostrata efficace sul tremore. Delle terapie di neuromodulazione, probabilmente la DBS, in quanto ormai consolidata e ampiamente descritta in letteratura, è la metodica che meglio si presta per la descrizione della tecnica chirurgica di questa tipologia di trattamento. Le componenti del sistema per deep brain stimulation, rappresentati da l'elettrodo cerebrale, un generatore di impulsi impiantabile e il cavo di estensione che permette la connessione tra l'elettrodo cerebrale e il generatore. La stimolazione elettrica può avvenire in modalità monobipolare e ad alta frequenza. L'impianto dell'elettrodo cerebrale profondo si effettua in awake e in anestesia locale per lo scalpo per permettere il controllo intraoperatorio sia dei sintomi, cioè dei sintomi dovuti alla stimolazione, sia nel controllo degli eventuali effetti avversi. In particolari situazioni, quali sindromi tremorigene, distoniche, discinetiche severe, l'intervento può essere anche condotto in anestesia generale. La procedura da noi comunemente utilizzata è la tecnica frameless, pardon, è la tecnica con il casco frame-based, che prevede l'utilizzo di un casco rigido che è fissato al cranio, crea uno spazio tridimensionale che permette la precisa localizzazione delle tre dimensioni dello spazio di un qualsiasi punto collocato al centro del casco. Ciò avviene mediante acquisizione di TAC o risonanza, come è possibile osservare nel video. La procedura appena descritta è appunto, come dicevo prima, la metodologia DBS frame-based, mentre esiste anche la tecnica frameless, che non prevede l'utilizzo di un casco, ma di un sistema di puntamento attraverso cui si fa scorrere la sonda sulla base di coordinate calcolate mediante il neuronavigatore. Particolarmente utile nella fase di planning può essere la fusione tra l'attacco acquisita in modalità stereotassica e la risonanza volumetrica preoperatoria. L'identificazione del target avviene appunto mediante visualizzazione diretta della struttura del nucleo interessato in risonanza per i targets visibili come il GPI e l'STN. Ma sono stati sviluppati atlanti stereotassici cartacei e computerizzati sulla base di reperti autoptici di cervelli sani e sul riscontro che i nuclei cerebrali profondi sono localizzati a distanza costante dalla commissura anteriore e dalla commissura posteriore. Mediante la rotazione delle componenti dell'arco stereotassico fissato al casco è possibile muovere la sonda nelle tre dimensioni lineari dello spazio e le coordinate X, Y o Z determinano il centro del casco che rappresenta appunto il target. La porzione di STN interessata dalla DBS è quella sensimotoria che si colloca nella regione dorsolaterale del talamo. Del subtalamo, che è individuabile mediante le tecniche di registrazione e di microstimolazione. Per quanto riguarda la microstimolazione, si impiegano dei microelettrodi con la microregistrazione si impiegano dei microelettrodi con punta registrante in cui è possibile individuare il pattern tipico dell'STN, ossia spikes di ampiezza elevata, una forma d'onda bifasica, una deflessione negativa maggiore di quella positiva. Solitamente il pattern più
frequentemente riscontrato è quello di scarica di tipo irregolare. Per quanto riguarda la microstimolazione, essa permette di simulare gli effetti della stimolazione e al tempo stesso di valutare eventuali insorgenze di effetti collaterali. Possiamo vedere nel video, infatti, la presenza del tremore nella fase in cui la microstimolazione non è stata ancora avviata, e poi la successiva fase on in cui effettivamente il tremore è scomparso. Pre-incisione della cute si effettua un piccolo foro craniotomico centrato dall'arco stereotassico sul quale vengono applicate delle guide di precisione, attraverso cui viene fatta scorrere la cannula coassiale diretta verso il target. Una volta individuata la posizione ottimale, si impianta l'elettrodo in profondità. Il paziente viene sottoposto a controllo mediante scopia e TAC intraoperatoria per verificare il posizionamento dell'elettrodo, così come 1 o 2 giorni dopo la procedura di impianto viene sottoposto a controllo mediante radiografia del cranio standard e TAC postoperatorie, che confermano l'avvenuto corretto posizionamento dell'elettrodo. In prima recenti diciamo recenti utilizzati possono permettere una cosiddetta ricostruzione 3D del target ottenuta mediante l'utilizzo di immagini TAC e risonanza postoperatoria. Il video infatti riproduce questo rendering in 3D in cui è possibile individuare in rosso i nuclei rossi, in giallo la zona incerta, in verde il nucleo subtalamico, in blu la capsula interna. Diciamo, senti rosa e viola sono rispettivamente l'elettrodo sinistro e l'elettrodo destro. E in effetti queste immagini di rendering 3D riflettono, confermano il corretto posizionamento degli elettrodi a livello del nucleo subtalamico bilateralmente. Dopo l'impianto dell'elettrodo, il paziente viene sottoposto ad una fase di trial, ossia di stimolazione esterna di prova, durante la quale vengono valutati gli effettivi effetti del trattamento. Qualora si verificasse un significativo miglioramento della disabilità calcolato in termini di scala OPDRS, il paziente viene candidato alla fase successiva, ossia all'impianto definitivo. L'impianto definitivo, quindi il secondo tempo, prevede l'impianto del generatore in tasca sottocutanea sottoclaveare, sua connessione all'estensione, che viene a sua volta tunnellizzata nel sottocute del collo e dello scalpo e collegata all'elettrodo. Come avevo già accennato prima, la modalità di stimolazione DBS può avvenire mediante una stimolazione monopolare, una stimolazione bipolare. La stimolazione bipolare permette di creare un campo tale da stimolare un volume importante di parenchi, ma sino a circa un paio di millimetri di diametro attorno all'elettrodo. La stimolazione bipolare, invece, che prevede la coesistenza di un contatto anodo e di un contatto catodo nello stesso elettrodo, permette di creare un campo un po' più ristretto e quindi permette di evitare che zone adiacenti al target vengano stimolate. Un importante progresso nella tecnologia DBS è stata l'introduzione degli elettrodi direzionali, cioè contatti segmentati a sorgenti multiple di corrente orientabile. La necessità di una stimolazione direzionale di un campo elettrico modellabile nasce dal bisogno di conformare il campo elettrico alla variabilità anatomica dei targets dei singoli soggetti e di evitare che si verifichino effetti collaterali da stimolazione di strutture adiacenti al target, evento che effettivamente si può verificare anche se l'elettrodo è posizionato correttamente. Il design degli elettrodi direzionali è caratterizzato dal fatto che i contatti dell'elettrodo sono splittati in due, tre o più parti lungo la propria circonferenza, così che ognuna di queste parti è capace di stimolare in una selezionata e predeterminata direzione con differenti intensità di corrente. Questo è il concetto di current steering, ossia di stimolazione orientabile.
In questo esempio di modellizzazione computerizzata è possibile distinguere i contorni verdi del nucleo subtalamico e quelli in rosso della capsula interna. Nella figura A si può osservare come un elettrodo convenzionale, quindi non direzionale, non possa evitare di stimolare la capsula interna. Qualora venisse attivato. Ciò non avviene nella situazione B, ossia una situazione in cui un elettrodo direzionale posizionato nello stesso punto del precedente, sullo stesso target, ma con un solo contatto attivato, permette di stimolare il nucleo subtalamico evitando la capsula interna. In sintesi, la tecnologia di DBS con elettrodi direzionali permette una migliore conformazione del campo elettrico e quindi un miglior outcome clinico, minor danno tissutale e quindi meno effetti collaterali, meno dispersione di corrente e quindi meno consumo di batteria. Ma questo non deve esulare comunque dal corretto posizionamento chirurgico degli elettrodi. Grazie all'evoluzione di tecnologie come appunto l'impiego di elettrodi direzionali, ci è stato possibile trattare pazienti complicati, come il caso clinico che sto per dimostrarvi, in cui l'obiettivo del trattamento è stato quello di trovare un giusto compromesso tra il controllo della sintomatologia tremorigena e quella delle distonie. Caso appunto particolare, come dicevo, di un paziente affetto da Parkinson avanzato, complicato, con importanti discinesie da trattamento prolungato da levodopa. Prima dell'attivazione il paziente presentava instabilità posturale, ipocinesia con difficoltà nell'avvio del movimento e nei cambi di posizione, necessitava di appoggio nella marcia, presentava una grave rigidità extrapiramidale 4 arti, tremore 4 arti e umore depresso. In effetti, nella fase di stimolazione subcronica, centro, possiamo asserire che il paziente a questo punto è in grado di eseguire in maniera quasi soddisfacente le prove di coordinazione, sia agli arti superiori, vado un po' veloce, sia. Sia agli arti inferiori. Dopo l'impianto definitivo, il paziente è in grado di deambulare in autonomia, residuo moderato tremore alla mano sinistra e, come possiamo notare, in questo momento delle discinesie alla mano destra. Riesce comunque a compiere le comuni attività quotidiane e ad alimentarsi da solo. Possibili effetti avversi della Deep Brain Stimulation sono legati alla stimolazione. E quindi come tali target dipendenti. Per quanto riguarda il nucleo subtalamico, si tratta per lo più di disturbi motori, turbe del comportamento ed effetti locali, quali disartria e parestesie transitorie, e comunque tutti effetti generalmente oppure modificando il setting. Gli effetti permanenti sono effettivamente più rari. Nella stimolazione del VIM, per la sua vicinanza ai nuclei sensitivi del talamo, gli effetti avversi possono più frequentemente riscontrati sono rappresentati da parestesie e stimolo correlate. Qualora dovesse verificarsi invece una stimolazione a carico della capsula interna, spesso i movimenti e le neoclonie correlate ci costringono a sospendere il trattamento di neuromodulazione. Per quanto riguarda la stimolazione del GPI, gli effetti collaterali sono più frequentemente riferiti, sono rappresentati da disturbi visivi quali fosfeni, dovuti sicuramente alla vicinanza del GPI al tratto ottico. Fattore importante da tenere in considerazione è che la DBS dell'STN può avere effetti collaterali anche a carico della sfera psicologica e cognitiva. Purtroppo si ritiene anche alcuni perché la stimolazione dell'STN potrebbe coinvolgere la sua porzione anteromediale coinvolta nel sistema limbico. Le complicanze relative alla
trattamento chirurgico mediante DBS sono diciamo moderate. Si manifestano per lo più, le più frequenti sono rappresentate da reazioni di infezione, rigetto, erosioni cutanee o dislocazione dell'elettrodo. I sanguinamenti cerebrali, seppur rappresentano l'evento più temibile, sono comunque rari e, qualora si verificano, sono spesso riscontrabili sotto forma di piccoli ematomi non sintomatici. Nella metodica DBS convenzionale, cosiddetta open loop, così sono importanti i limiti da superare, così come dimostrato nel nostro caso clinico, la necessità di raggiungere il delicato equilibrio tra effetti benefici ed effetti avversi, e non da meno la longevità della batteria. La cosiddetta DBS a circuito chiuso adattativa mira a superare questi limiti mediante l'impiego di sistemi di input a feedback che permettono di regolare in tempo reale i parametri di stimolazione in base alle condizioni cliniche del paziente. I segnali di input possono essere svariati. In letteratura sono stati riportati, ad esempio, il monitoraggio elettrofisiologico dei gangli della base piuttosto che l'analisi elettromiografica, ma nessuno di questi ad oggi è in grado di rappresentare l'eterogeneità di vari fenotipi del Parkinson. Per cui, in questo senso, è doveroso effettuare uno sforzo in questa direzione. Ecco. Di fronte alle possibili complicanze della DBS, è comprensibile come una procedura meno invasiva, come la motor cortex stimulation, possa rappresentare un valido trattamento alternativo, soprattutto in pazienti anziani e magari in condizioni generali più compromesse. Sono candidati all'intervento chirurgico di motor cortex stimulation i pazienti, come nella DBS, pazienti affetti da malattie di Parkinson idiopatico o con sindrome da prolungato trattamento farmacologico, senza lesioni organiche, in discrete condizioni psichiche per quali non può essere indicato l'intervento di DBS. Possono ulteriormente essere candidati alla DBS anche i pazienti che rifiutano l'intervento, a motor cortex stimulation, chiedo perdono, i pazienti che hanno rifiutato l'intervento di DBS. Altra indicazione può essere rappresentata dalla distonia. Tra gli eventi avversi, in realtà non molto frequenti e spesso correlati ad una alta frequenza di stimolazione, sono stati riferiti sensazioni come bruciore al braccio e cefalea, sintomi comunque in poco tempo. Per quanto riguarda il probabile meccanismo d'azione, sembra che la motor cortex stimulation sia in grado di modificare il metabolismo corticale locale. Inoltre, studi SPECT condotti su pazienti affetti da Parkinson e trattati mediante DBS, è stato dimostrato un'upregolazione dei recettori dopaminergici a carico dello striato. L'intervento chirurgico avviene in anestesia generale o locale, e un elettrodo multicontatto viene posizionato verso un foro di trapano a livello subdurale o epidurale, sia uniche bilateralmente, parallelamente all'area motoria della mano. La corteccia motoria può essere localizzata sullo scalpo mediante punti craniometrici, linee di Rowton, oppure mediante il sistema internazionale 10/20 EEG, ma può essere anche impiegata la risonanza funzionale, così come la neuronavigazione risonante. Il controllo neurofisiologico del posizionamento dell'elettrodo può avvenire mediante la cosiddetta tecnica phase reversal dei potenziali evocati. Dopo aver verificato la precisa localizzazione, Vedi, Presidente, non si sente tanto bene, sta ferma quando parli perché si sente male, ma ogni momento. Vai avanti. Continuo, prego, torno indietro. No, vai avanti. No, sto dicendo che. Dopo aver verificato la corretta localizzazione, l'elettrocatetere viene utilizzato a livello sottoclaveare e connesso al neurostimolatore, anch'esso impiantato a livello sottocutaneo.
In conclusione, dalla valutazione degli outcomes in letteratura è stato osservato un miglioramento di tutti i sintomi cardine del Parkinson, soprattutto i sintomi assiali. Un miglioramento delle medicine sintive con effetti bilaterali. La FUS è un trattamento mini-invasivo di recente introduzione, impiegato nel tremore essenziale e nel Parkinson. La terapia chirurgica prevede la focalizzazione di un fascio ultrasonico verso un obiettivo specifico su un target cerebrale profondo che permette la generazione di una necrosi a livello del bersaglio. Approvata nel 2016 dall'FDA per il trattamento del tremore essenziale del Parkinson e in Europa anche per il dolore. Già l'anno successivo il professore Jacopino pubblicava risultati preliminari di uno studio condotto presso l'Università di Palermo su due pazienti affetti da una grave forma di tremore essenziale refrattario, trattato mediante FUS del VIM, ottenendo una risoluzione completa del tremore controlaterale al lato trattato, oltre che nessun effetto collaterale riportato. La procedura chirurgica prevede, previa preparazione del paziente, previa tricotomia, il posizionamento del casco stereotassico in anestesia locale. Al casco stereotassico, contenente acqua refrigerata che funge da mezzo di conduzione del fascio ultrasonico, e la testa viene posizionata sul lettino di risonanza. Trasduttore ultrasonico. Il trasduttore ultrasonico è composto di 1024 elementi, che può essere pulsato singolarmente ad una temporizzazione calcolata dal computer. La procedura inizia mediante acquisizioni di immagini risonanze 3 Tesla in modo tale da identificare la posizione e la dimensione del target da trattare. La prima fase della procedura consiste nella somministrazione di test di sonicazione a temperature crescenti che hanno lo scopo di valutare sia gli effetti clinici della effettiva stimolazione sia le a questo punto sono ancora reversibili. Durante la procedura di ablazione, la sonicazione aumenta la temperatura all'interno del target fino ad un massimo prescritto causando appunto la necrosi termica del target stesso. Il paziente durante la procedura è sveglio e reattivo e durante il trattamento è continuamente osservato per la comparsa dei effetti avversi. Il trattamento è seriato per valutare l'entità, quindi la posizione, la corretta posizione e la dimensione dell'esito procedurale e il paziente viene sottoposto ad esame clinico neuroradiologico. Posto in osservazione per una notte viene dimesso il giorno successivo. Verrà poi seguito con follow-up seriati, con risonanze seriate successive e controlli clinici. Nell'immagine in basso è possibile osservare come nel preoperatorio, nel tentativo da parte del paziente di tracciare una spirale, di ricalcare una spirale, il tracciato è evidentemente parassitato dal tremore a carico della mano. Nel post-operatorio invece ciò non avviene. Alla luce delle possibili complicanze, comprensibile come nonostante sia una procedura poco invasiva, non è scevra da eventi avversi. Diciamo, tra gli eventi correlati alla procedura, quelli più frequentemente riscontrati sono a carico, sono dati appunto da cefalea, vertigini, nausea, sensazioni anomale come bruciore al cuoio capelluto e calore alla testa, da intrinseci alla procedura stessa. E comunque, come tali, terminano con la sospensione della. Mentre gli effetti avversi correlati ai devices sono per lo più rappresentati da dolore locale in sede dei pin, intorpidimento, piccoli ematomi, ferite cutanee e palpebra cadente. Anche questi comunque per i collaterali intrinseci della procedura.
I sintomi più frequentemente riscontrati sono stati atassia transitoria, parestesia, intorpidimento all'emivolto e all'emilingua e bradicinesia. Quest'ultima si è risolta con la somministrazione di cortisone. Alla luce di quanto detto, possiamo riassumere che l'AIDS nei disordini di movimento consente di controllare molti dei sintomi della malattia per un discreto numero di anni. È una metodica poco invasiva, reversibile, modulabile, bilaterale senza gravi effetti collaterali e permettendo la conservazione anatomofunzionale dei nuclei target può essere compatibile con metodiche future. Il trattamento chirurgico, seppur mini-invasivo, non è scevro di complicanze e quindi va riservato a pazienti selezionati. La motor cortex stimulation rappresenta una possibile alternativa alla DBS nel trattamento chirurgico dei pazienti affetti da disordini del movimento che non sono candidati alla DBS. I migliori risultati si hanno sui sintomi assiali. Sono necessari ulteriori studi controllati e con una metodologia avanzata per ottimizzare il procedimento tecnico. Identificare i migliori candidati è il miglior obiettivo di stimolazione e determinare i parametri di stimolazione più adeguati. La FUS è sicuramente una tecnica con grande specialità in quanto può essere utilizzata per lesioni millimetriche, il tessuto bersaglio, senza danneggiare il parenchima circostante. Tuttavia, non è una procedura priva di rischi. Sicuramente un nuovo e promettente approccio chirurgico rappresenta un'opzione preziosa, in particolare per i pazienti che rifiutano, per i quali sono controindicate altre procedure chirurgiche più invasive. Ultimo concetto, ma non meno importante, è che tutte queste procedure richiedono la collaborazione su figure professionali coinvolte nella valutazione complessiva del paziente sia nel pre che nel post. Vorrei concludere lasciando una finestra aperta al futuro. Da diversi anni sono in corso studi sperimentali su modelli animali finalizzati al trapianto di cellule produttrici di dopamina ricavati da cellule fetali oppure indotte inducendo cellule staminali a differenziarsi. In teoria fattibili, queste procedure però hanno problemi, in primis la necessità di sottoporre il paziente a terapia immunosoppressiva. Sotto questa prospettiva, una terapia sperimentale contro il Parkinson, messa a punto in Giappone, ha dato risultati incoraggianti sui primati. Cellule pluripotenti indotte sono state obbligate a divenire neuroni che sintetizzano dopamina. Le nuove cellule identità pari al circa il 40-55%. Infine, un gruppo di ricercatori del Karolinska Institutet di Stoccolma ha tentato un'altra strada. Si tratta di indurre cellule in vivo a convertirsi nel tipo cellulare desiderato. Hanno iniettato cer nel cervello di topi che per mezzo di una tossina erano stati distrutti per mezzo di una tossina, un virus ingegnerizzato contenente quattro geni noti per programmare e convertire gli astrociti. Questo è effettivamente è avvenuto in una certa percentuale di neuroni, non solo, ma alcune settimane ha applicato anche un miglioramento della sintomatologia precedentemente provata il gruppo di controllo. Grazie. Bene.